Salve, 30 di settembre, San Girolamo del IV secolo, nato a Stridone in Dalmazia, egli studiò a Roma e fu un grande viaggiatore. A causa del suo temperamento, che pare non fosse per nulla mite, egli dovette lasciare Roma e si stabilì a Betlemme. Fu uno studioso appassionato della scrittura ed è considerato tra i suoi massimi commentatori. Allora, il suo nome è una memoria perenne fra il popolo cristiano e la Chiesa vede in lui, ancora oggi, come nei secoli passati, un punto di riferimento chiaro e distinto per la lettura e l'approfondimento della Sacra Scrittura. Oggi si conclude anche il mese di settembre e mi piace concluderlo con un distico che è presente nella nostra letteratura e che pare caratterizzi settembre. Son settembre e smorzo i fuochi, sento i venti e le tempeste, offro le uve che maturo, spargo vino sul futuro. Sia lodato Gesù Cristo.